così sarà il regno di Dio. C'erano 10 ragazze che avevano preso le loro lampade a olio ed erano andate incontro allo sposo. 5 erano sciocche e 5 erano sagge. Le 5 sciocche presero le lampade, ma non portarono una riserva di olio. Le altre 5, invece, portarono anche un vasetto di olio. Poi, siccome lo sposo faceva tardi, tutte furono prese dal sonno e si addormentarono. A mezzanotte si sente un grido. «Ecco lo sposo! Andategli incontro!» Subito le 10 ragazze si svegliarono e si misero a preparare le lampade. Le 5 sciocche dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le altre 5 risposero: «No, perché non basterebbe più né a voi né a noi. Piuttosto, andate a comprarvelo al negozio». Le 5 sciocche andarono a comprare l'olio. Ma proprio mentre erano lontane, arrivò lo sposo. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala del banchetto e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre 5 e si misero a gridare: «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispose: «Non so proprio chi siete. State svegli dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Così infatti sarà il regno di Dio. Un uomo doveva fare un lungo viaggio. Chiamò dunque i suoi servi e affidò loro i suoi soldi. A uno consegnò 500 monete d'oro, a un altro 200 e a un altro 100. A ciascuno secondo le sue capacità. Poi partì. Il servo che aveva ricevuto 500 monete andò subito a investire i soldi in un affare e alla fine guadagnò altre 500 monete. Quello che ne aveva ricevute 200 fece lo stesso e alla fine ne guadagnò altre 200. Quello invece che ne aveva ricevute soltanto 100 scavò una buca in terra e vi nascose i soldi del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone ritornò e cominciò a fare i conti con i suoi servi. Venne il primo, quello che aveva ricevuto 500 monete d'oro. Portò anche le altre 500 e disse: «Signore, tu mi avevi consegnato 500 monete. Guarda, ne ho guadagnate altre 500. E il padrone gli disse: «Bene, sei un servo bravo e fedele. Sei stato fedele in cose da poco. Ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore». Poi venne quello che aveva ricevuto 200 monete e disse: «Signore, tu mi avevi consegnato 200 monete d'oro. Guarda, ne ho guadagnate altre 200. E il padrone gli disse: «Bene, sei un servo bravo e fedele. Sei stato fedele in cose da poco. Ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore». Infine venne quel servo che aveva ricevuto solamente 100 monete d'oro e disse: «Signore, io sapevo che sei un uomo duro, che raccogli anche dove non hai seminato e che fai vendemmia anche dove non hai coltivato. Ho avuto paura e allora sono andato a nascondere i tuoi soldi sottoterra. Ecco, te li restituisco». Ma il padrone gli rispose: «Servo cattivo e fannullone. Dunque sapevi che io raccolgo dove non ho seminato e faccio vendemmia dove non ho coltivato. Perciò dovevi almeno mettere in banca i miei soldi e io al ritorno li avrei ritirati con l'interesse. Via, toglietegli le 100 monete e datele a quello che ne ha 1000. Perché chi ha molto riceverà ancora di più e sarà nell'abbondanza. Chi ha poco gli porteranno via anche quel poco che ha. E questo servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Là piangerà come un disperato». Quando il figlio dell'uomo verrà nel suo splendore, insieme con gli angeli, si siederà sul suo trono glorioso. Tutti i popoli della terra saranno riuniti di fronte a lui ed egli li separerà in due gruppi, come fa il pastore quando separa le pecore dalle capre. Metterà i giusti da una parte e i malvagi dall'altra. Allora il re dirà ai giusti: «Venite, voi che siete i benedetti dal Padre mio. Entrate nel regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo.
perché io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa. Ero nudo e mi avete dato i vestiti. Ero malato e siete venuti a curarmi. Ero in prigione e siete venuti a trovarmi. E i giusti diranno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero e ti abbiamo ospitato nella nostra casa, o nudo e ti abbiamo dato i vestiti? Quando ti abbiamo visto malato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Il re risponderà: In verità vi dico, tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me. Poi dirà ai malvagi: Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che Dio ha preparato per il diavolo e per i suoi servi. Perché io ho avuto fame e voi non mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Ero forestiero e non mi avete ospitato nella vostra casa. Ero nudo e non mi avete dato i vestiti. Ero malato e in prigione e voi non siete venuti a trovarmi. E anche quelli diranno: Quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato o in prigione e non ti abbiamo aiutato? Allora il re risponderà: In verità vi dico, tutto quel che non avete fatto a uno di questi piccoli, non l'avete fatto a me. E questi andranno nella punizione eterna, mentre i giusti andranno nella vita eterna.